trovati su Canale 3 Toscana. È un piacere di avere ospite nel nostro studio la dottoressa Francesca Lazzaroni, direttrice generale di AMAT. Ben trovata, Francesca. Grazie, Virginia. Allora, buonasera. C'è una scia di grandi successi, di importanti eventi che hanno aperto il vostro lavoro in questa stagione, autunno-inverno, sold out tutte le date finora, sold out anche le date prossime che vi racconteremo. C'è ancora invece un po' di posti per un evento bello del 9 dicembre al Teatro dei Rinnovati. Ma andiamo per gradi, Francesca. Allora, come sono nati questi appuntamenti? Facciamo un po' un excursus di quelli che ci sono stati e quelli che a breve hai in calendario con tutto il tuo grande staff. Regeneration Opera è un po' il quadro generale in cui si iscrivono questi appuntamenti ed è la seconda stagione, che è la seconda edizione dopo quella del 2022, che AMAT sta conducendo in collaborazione con il Comune di Siena, in coproduzione con i teatri e con il Santa Maria della Scala, perché il Santa Maria ospita gran parte delle prove d'orchestra e anche dei nostri, insomma, ensemble che poi vanno ad eseguire concerti all'interno dei teatri Rozzi e Rinnovati. Questa rassegna l'abbiamo pensata proprio per i giovani e con i giovani. Sono molto giovani i ragazzi che suonano nella nostra orchestra, abbiamo una media di sotto i 30 anni dei giovani orchestrali e altrettanto giovani sono i cast teatrali e lirici, e quindi ci aspettiamo, il nostro desiderio è avere anche il pubblico giovane che viene in teatro. Ci stiamo riuscendo, lo scorso anno il nostro Gianni Schicchi di dicembre, che ha chiuso la stagione, aveva un 200 under 19 venuti dalle scuole, quindi una regia strana, una proposta originale che ha attirato. Facciamo anche sinfonico e facciamo anche fiaba musicale, perché quest'anno il tema è appunto un anno da fiaba, il titolo della rassegna, e quindi raccontiamo storie a partire da, per il pubblico, a partire dalle elementari, che abbiamo già fatto lo spettacolo il 29 ottobre al Teatro De Rozzi, per arrivare poi ai ragazzi più grandi, passando da Stravinsky, Rossini e Mendelssohn, insomma. Questa città della musica, noi lo sottolineiamo sempre perché ci sono così tante realtà d'eccellenza. Francesca ci sta testimoniando il lavoro di AMAT, noi raccontiamo quello della Chigiana, ad esempio, e l'importanza però di questo rapporto musica, musica classica, giovani. Voi avete avuto una risposta molto importante, Francesca, al mondo delle scuole, dalle elementari alle superiori. Ci racconti un po' di questo aspetto e di questo grande lavoro che ti vede in primis verso questo impegno. Sì, è vero, fin dall'anno scorso le scuole hanno risposto molto bene, le elementari, devo dire, le maestre con molto entusiasmo. Abbiamo cercato di non solo di offrire loro degli spettacoli, ma proprio di andare nelle scuole, di raccontare non solo lo spettacolo, ma anche raccontarci noi come funzioniamo, quindi come funziona il mondo del teatro, musica sì, teatro sì, ma anche trucco, parrucco, nuove tecnologie, quindi videomaking, luci, no? E quindi vogliamo proprio raccontare questo modo di lavorare, perché il mondo del teatro è un mondo un piccolo mondo dentro il mondo, perché ci sono tutti i mestieri veramente che vengono praticati dentro il teatro, quindi dal parrucchiere al musicista al light designer, al videomaking. Allora, parliamo delle prossime date, quella del 22 e il 23, due date al Santa Maria della Scala. Sì. Cosa verrà? Allora, questo è un progetto, mentre il primo è stata una fiaba musicale per le elementari, quello di ottobre, questo è un progetto dedicato alle scuole superiori, fatto con loro, per loro, anche grazie a un progetto di Fondazione MPS del Community Hub Culture Ibride. E il nostro è una storia che parte dall'Histoire du Soldat di Stravinsky, quindi un'opera difficile, di difficile esecuzione e di difficile comprensione, e è un po' una sfida, e noi la vogliamo rappresentare davanti ai ragazzi attualizzandola. Ci sarà un importante tema che verrà messo in scena, che è quello
dell'utilizzo responsabile dei social. Quindi è una storia di dipendenze, di manipolazione, l'originale, no? Che è di fine Ottocento, una storia insomma tra 800 e 900. E abbiamo ravvisato, anche la nostra regista Paola Benocci ha ravvisato questa potenzialità di attualizzazione. Ai ragazzi è piaciuta, quattro classi del Liceo Scientifico Galilei stanno producendo contenuti video che saranno di corredo allo spettacolo, e con la regia di Paola Benocci e Enrico Costantini come protagonista andrà in scena questo spettacolo in quattro repliche tra il 22 e il 23 novembre. Santa Maria della Scala, e poi ci spostiamo il 9 dicembre. Io già prenotavo Francesca a ridosso della data per tornare, per raccontarci le ultimissime. Possiamo già dare un'anteprima, protagonista Rossini, quindi siamo nell'ambito veramente dei grandissimi, e la meravigliosa, meravigliosa cornice del Teatro dei Rinnovati. Francesca. Sì, sarà la chiusura della stagione, la Cenerentola di Rossini. Quest'anno sarà un allestimento originale come sempre, perché ormai quando noi facciamo opera c'è sempre qualcosa di particolare. Sorprenderci. Esatto. E, tutto basato sulla regia di Yuri Napoli, sarà basata sul tema della luce. Quindi noi vogliamo anche pensare alla luce in termini di risparmio energetico, in termini quindi di energie rinnovabili, eccetera. Ci sarà anche questo aspetto, e quindi sarà una scena fatta di luci, di colori. Il cast giovanissimo, che è stato selezionato grazie anche alla collaborazione di Laura Polverelli, della classe di canto del Conservatorio France di Siena. Queste collaborazioni noi ci teniamo tantissimo, certo, perché sì, il territorio, pensiamo, certo, che sia veramente importante, e quindi Laura è stata una delle nostre collaboratrici più attive. E, la direzione di Concetta Anastasi, e insomma dietro a tutta la produzione esecutiva poi c'è l'altra socia di Amat, Costanza Renai, che è il mio braccio destro e con cui condividiamo tutta la produzione praticamente. Una grande squadra, una squadra affiatata, una squadra che mette al centro sempre valori importanti, in primis la diffusione della cultura della musica, a partire, come avete sentito, dai giovanissimi. Allora, non ti rubo altro tempo, ma promettimi che torni prima del 9 per raccontarci quindi più da vicino l'evento di Rossini. Intanto vi ricordo le date del 22 e del 23 al Santa Maria della Scala. Ovviamente sul sito di Amat potete trovare tutte le informazioni, questo lo dico a beneficio soprattutto di genitori, di ragazzi, di bambini, il modo migliore per far iniziare ad apprezzare la musica, il suo linguaggio universale, i suoi valori. Il lavoro di Amat in questo è eccellente, Francesca, che dire, complimenti. Tra l'altro noi avremo l'onore poi ex post di trasmettere anche l'integrale, lo spettacolo dedicato, appunto il concerto dedicato a Rossini, quindi vi comunicheremo poi ovviamente le date di messa in onda anche sul canale di Toscana. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie Virginia. Grazie. Grazie a voi per averci seguito, io vi auguro una buona prosecuzione con i programmi di Canale Toscana. Questa sera seconda puntata del Lato Positivo, il nostro nuovo format che ha aperto il nostro palinsesto autunno-invernale. Pino Di Blasio avrà come ospite all'interno del nostro studio grande i due parlamentari senesi, Franceschelli e Michelotti. Un confronto serrato, tanti temi, quindi rimanete su Canale 3. Io vi auguro una buona serata, le news tornano domani alle 19.